Bentrovati a tutti, grazie Ciro dello spazio che ci concedi e mi concedi per fare la sintesi di questo splendido girone finale che ci vede concludere al primo posto. Con tutta probabilità spareggeremo con l'Ambrosiana a Trebaseleghe, ma non cambia niente perché siamo qualificati al gironissimo, perché la fase provinciale prevede adesso due gironi da quattro, le cui prime due andranno a fare semifinale e finale a giugno. Quindi avremo un mese di maggio molto intenso e invitiamo tutti gli amici della Villa Francese a venirci a seguire quando sarà pubblicato il calendario, che sarà diffuso nei social. Volendo fare appunto una sintesi tecnica, mi devo dire molto soddisfatto perché siamo partiti da dei presupposti abbastanza problematici in autunno dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche di capire cosa vuol dire cercare di fare un calcio un po' diverso, che non sia proprio quello troppo di base. Cosa intendo? Mi sono accorto, è la prima volta che alleno il campionato provinciale, mi sono accorto che a volte è considerato una specie di passatempo, non qui alla Villa Francese, intendo in generale. Vado a fare calcio due volte a settimana, così non si sa con quale impegno. E l'ho visto un po' in alcune realtà, altre invece sono realtà importantissime e fortissime, come quelle che troveremo nella fase finale, paesi grossi che meriterebbero anche il campionato regionale, Legnaro, Trebaseleghe, l'Academy Padova stessa. Pensate che a novembre in due scontri diretti abbiamo preso 9 gol, adesso siamo la vera outsider di questo girone finale. I ragazzi hanno fatto un percorso strepitoso perché, ripeto, hanno capito cosa vuol dire impegnarsi per un obiettivo calcistico, costruire insieme un gruppo anche di amici dentro e fuori dal campo, una crescita tecnica, una crescita tattica esponenziale. E tattica non è lo schema di gioco, è la capacità di scegliere, la capacità di decidere cosa fare di un pallone o di una corsa. E su questo sono maturati tantissimo, i risultati si vedono nella qualità del gioco, nei risultati di partita, che non sono comunque la prima cosa che conta, perché assieme a quelli ci vuole il miglioramento individuale. Per questi ragazzi che hanno 15 anni anche la capacità e l'importanza di lavorare per un obiettivo e di non essere passivi, non essere pigri. Nelle nostre condivisioni con loro, che vanno anche al di là degli insegnamenti calcistici, io faccio una lotta contro la pigrizia. La pigrizia è un veleno che aggredisce anche gli adulti, è una ruggine. Tutto comodo, tutto facile, tutto veloce. No, bisogna conquistarsi qualcosa. Non può dipendere dal destino, devo conquistarmi qualcosa, devo costruirlo, anche con il lavoro, anche con l'impegno, anche con l'iniziativa personale. I ragazzi hanno cominciato a capire veramente questo e adesso sfidiamo chiunque. Siamo pronti a qualsiasi cosa. L'importante è non considerare il traguardo di oggi un traguardo finale, ma è il primo passo verso il bello che comincia con 3 partite di sola andata secche e che faranno capire di che pasta siamo fatti. Ringrazio la società di tutto, la figura del presidente, in particolare la figura di Giovanni Pagin, responsabile del settore giovanile, che mi è stato al fianco in molte attività tecniche, anche adesso coinvolgendo, come avete visto nelle immagini di oggi, i 2008, cioè la squadra che ha fatto il campionato fuori classifica e che adesso si trova con 5 elementi aggregati al nostro gruppo, che fisiologicamente ha perso qualche giocatore per svariati motivi. Mi preme ringraziare, ma ripeto, non è finita, non è un bilancio finale, i dirigenti che mi sono stati al fianco finora, bravissimi, presenti, precisi, Stefano Toffan, Andrea Schiavon, Carlo Canton, Fabio Menegazzo. Un ringraziamento anche a Mattia Bozzolan, l'allenatore dei portieri. Un ringraziamento va anche ai genitori, perché hanno capito il loro ruolo e hanno capito il mio ruolo, che non sono né un parcheggiatore di 2 ore dei loro figli né un animatore che pensa solo a farli divertire, ma c'è un lavoro di crescita, come ci siamo detti alla prima riunione dell'anno, tecnica e
anche umana che vogliamo condividere con questo gruppo. Quindi grazie a voi genitori, grazie di aver appoggiato l'iniziativa delle riprese di Sport Veneto TV, immagini che resteranno e che magari, come mi è già successo con giocatori che adesso hanno qualche anno di più, rivederle è prezioso e fa ancora vibrare il cuore.